quale l'uomo può elevarsi. Penso che il platonismo in questo senso rende più giustizia allo stesso Winckelmann. In altre parole, si tratta della definizione dei primi principi della bellezza in un mondo che si sta secolarizzando, delegittimando e decostruendo le basi di un ordinamento sociale ormai in fase di superamento. E come in tutti gli altri progetti, politici, giuridici, sociali e via dicendo, è il soggetto che cerca la propria legittimazione in una oggettività presupposta, non accettata per tradizione, ma giustificata attraverso la ragione umana. In questo senso, il bello stile di Winckelmann è un ideale oggettivo per la ragione umana, ma che allo stesso momento è istanza di legittimazione di una nuova soggettività che così nel sistema platonico non era presente. Sono sempre le opere dei greci e la storia della loro imitazione a costituire l'idea della bellezza. Dunque il fondamento non è più qualcosa che platonicamente sta sopra la storia, ma si realizza nella storia e attraverso essa. Posso imitare i greci soltanto perché i greci avevano prodotto queste statue nella storia, portando quindi in sé la propria dimensione normativa. Precisamente da questa idea di soggettività, completamente diversa dal nostro concetto contemporaneo di soggettività, ma anche contraria alla esclusione platonica di ogni soggettività, emergono le dimensioni storiche, educative e culturali del neoclassicismo winckelmanniano. Infatti per Winckelmann non si tratta di negare la libertà o la genialità originale dell'artista, ma di educarla, impedendo di degenerare in capriccio. Come capriccio Winckelmann intendeva il barocco in senso deteriore, come in Bernini, e via dicendo. Adesso leggo un po' di più per avvicinarmi in maniera un po' più concisa verso la conclusione. Winckelmann prospettava quindi la idea di ancorare la soggettività in una dimensione oggettiva del bello, come se questa idea del bello diventa un'ancora del soggetto, un'ancora che fasi successive rigettano ovviamente, correggendo le celebrazioni della propria potenza che contraddistinguono il soggetto dal successivo periodo romantico. Ogni prospettiva futura per Winckelmann si nutre dal passato. Ciò viene realizzata attraverso qualcosa che veniva definito la archeoteleologia. Teleologia si realizza una finalità, ma guardando al passato. Certo, questo non può evitare che la tonalità di Winckelmann diventa quindi anche nostalgica. È il riferimento a qualcosa di, quindi, in qualche modo sì, di irrimediabilmente perso e in fondo irraggiungibile. Quindi in questo senso sì che il moderno, con la sua idea di progresso, faceva trasparire un più grande ottimismo. Ecco perché anche Winckelmann in qualche modo fu subito superato, criticato da altri, no? Che si facevano propagatori di un nuovo ottimismo moderno, l'ottimismo che l'uomo, al di là della imitazione, può creare, è capace di creare delle cose completamente nuove. Contrariamente, sta in questo momento uno dei limiti decisivi di Winckelmann, la solitudine nostalgica del soggetto che per questo si sente impossibilitato a rivolgersi ottimisticamente verso il futuro. E questo è il risvolto pratico del primato della forma sulla materia in Winckelmann, sicuramente a scapito di qualche pathos del nuovo. Winckelmann vedeva un po' in questo atteggiamento un po' nostalgico, no? Solitudinario dell'artista, la sua forza creativa, no? Ecco, anche di una certa tonalità caratteriale. Precisamente questa considerazione fa capire lucidamente la differenza del concetto del soggetto in Winckelmann dall'idea che si diffonde un secolo dopo e che poi abbiamo visto in Baudelaire. Ma proprio in questa chiave si comprende la prospettiva culturale ed educativa di Winckelmann. La capacità di comprendere il bello si sveglia e si matura attraverso una buona educazione. Questa è una citazione di Winckelmann.
E ancora, questi pregi dei greci sembrano forse fondarsi più sulla loro educazione che sulla natura stessa e sull'influsso del cielo. In altre parole, per Winckelmann non sussiste mai da sola una dimensione come quella dell'influsso del cielo senza la considerazione anche di un concreto contributo umano. Se ci vuole la buona educazione per creare opere artisticamente valide, allora del soggetto qualcosa ci vuole, non è solo platonismo, quindi che limita qualsiasi dimensione del soggetto. In tale prospettiva umanistica è ancora lecito di pensare ad una esigenza terapeutica dell'arte. La bellezza è percepita dai sensi, ma è la mente che la riconosce come tale e la comprende, anche se così i sensi diventano necessariamente meno ricettivi e però più giusti rispetto alle cose, no? Allora, i sensi possono diventare più giusti, no? La classica idea della virtù, no? La virtù è la coltivazione dei sensi, nell'etica. Può esistere qualcosa di questo genere anche nell'arte? Winckelmann dice sì. In queste righe Winckelmann non si esprime certamente un ideale platonico senza rapporto alla realtà, casomai è, se vogliamo così, un platonismo evoluto, integrato in una prospettiva nuova. Veniamo infine, solo rapidamente, alla idea di bellezza. Per definire la bellezza, Winckelmann è consapevole che ogni ideale deve venire al sensibile e per questo la storia dell'arte dell'antichità deve raccontare questa bellezza attraverso degli esempi concreti. Chi non imparò a conoscere le opere migliori dell'antichità non si immagini di sapere che cosa sia veramente il bello. Le nostre idee, ove ci manchi questa cognizione, saranno sempre isolate e formate secondo la nostra particolare inclinazione. Forse a me da filosofo queste frasi non sembrano così tragiche, perché in filosofia sappiamo che cosa significa studiare le verità di una volta, non significa semplicemente di copiarle, no? Significa nella filosofia l'inizio di nuova creatività, no? Cercare di imitare un Rosmini non significa ripeterlo, non significa fare la copia, significa anche di dire che cosa avrebbe detto Rosmini oggi. Così anche un'opera dell'arte, no? Questa opera dell'arte, che cosa può causare oggi? A che cosa può educare oggi? Però propongo a questo punto di non approfondire il confronto di Rosmini con Schelling che il resto ha delle parole molto lodevoli per Winckelmann, che Winckelmann abbia compreso i supremi principi dell'arte, pur poi criticandolo, ovviamente, perché a Schelling ovviamente manca la originale sintesi tra l'ideale del bello e la materialità e la sensibilità, no? Questo per Schelling manca nella perfezione del bello in Winckelmann, ma Schelling direbbe se prendiamo soltanto la dimensione ideale di Schelling, lì possiamo anche capire qualche principio formulato molto bene. E chiudiamo con la idea, con la intima convinzione di Winckelmann, che la bellezza è percepita dai sensi, ma è la mente che la riconosce come tale e la comprende. Anche se così i sensi diventano necessariamente meno ricettivi, ma più giusti, questo ho appena letto. E poi il generale e principale distintivo dei capolavori greci è una nobile semplicità e una quieta grandezza, tanto nella posizione quanto nell'espressione. Così come la profondità del mare rimane sempre tranquilla, per quanto infuri la superficie, così l'espressione delle figure dei greci mostra, in mezzo a tutte le passioni, un'anima grande e posata. Quest'anima si mostra nel volto di Laoconte, e non solo nel volto di Laoconte, nonostante la più atroce sofferenza. Volevo mettere questa citazione alla fine, non soltanto perché dà il passaggio a Valentina,
ma anche per porre semplicemente la domanda, questa idea dell'anima grande e posata, che in un periodo dionisiaco, come fu il secolo dopo Winckelmann, e che portava anche a un rifiuto di Winckelmann, nei nostri tempi postmoderni, dove non c'è più né l'ottimismo del progresso, dove questo ottimismo del progresso che ha fatto superare Winckelmann in qualche modo si è esaurito, dove questa brama incontenuta del sempre nuovo, del sempre creativo, ci ha portato, non ci porta più a delle vere rivoluzioni nella idea della bellezza, dove anzi ci pare di portare al contrario, dove la idea del moderno, che era una idea di grande progresso 100-150 anni fa, si rivolge un po' nel suo contrario a tutti i livelli, dalla filosofia all'etica all'arte. Se proprio in questo tempo di oggi, Winckelmann rifiutato da periodi precedenti, almeno con la sua idea, ci può dare nuovi impulsi di riflessione. E con questo vi ringrazio per la vostra attenzione. Bene, ringraziamo questo robusto approfondimento del professor Krink. Io, nel passare la parola alla professoressa Arduini, posso soltanto raccogliere un pensiero che parte dalla provocazione che Markus Krink ci aveva appunto annunciato sulla questione dell'imitazione. In realtà il classicismo di Winckelmann ci porta ad una questione fondamentale che è presente in tanti altri, in tutta la riflessione anche italiana, la storia italiana. Io qui fra le mie carte anche Vico, Giovan Battista Vico, rientrerebbe perfettamente in questo programma winckelmanniano. E la provocazione è questa: non è che l'arte davvero in questa idea è un tentativo, un modo per avvicinare l'uomo al vero? Cioè, questo è il platonismo forse più autentico, più genuino che noi troviamo in questa storia che qui ci viene dimostrata, troviamo nei nostri artisti, troviamo un po' in tutta l'estetica del Settecento, troviamo in Rosmini, troviamo in tanti esempi classici, in cui l'arte, quale elemento plastico, in realtà ha una sua un suo fondamentale messaggio, che è quello di portarci, forse di avvicinarci, di avvicinarci, di renderci più vicini a quello che è il vero. Tu parlavi di dignità dell'uomo, ma la dignità dell'uomo si fonda sul vero o su un contenuto trascendente, su un contenuto che rifulge anche nella nostra materialità, nella nostra umanità, nella nostra storia. Insomma, con questo pensiero, ti ringraziamo per averci portato fino a qui, diamo appunto la parola alla professoressa Arduini, che ci dimostrerà, insomma, plasticamente anche questo genio di Winckelmann. Allora, buonasera a tutti. Insomma, è evidente che non toccherò un ambito filosofico dopo il meraviglioso intervento di Markus, perché sarebbe totalmente inutile. Però vorrei portarvi a una riflessione da un punto di vista artistico su quello che è il valore dell'opera. Se noi guardiamo a Winckelmann, che comunque è stato uno storico dell'arte, un archeologo, che ha fatto grande poi il periodo successivo a quello che lui ha vissuto, mi è venuto da pensare una cosa, riflettendo anche su quello che diceva Markus. Tendenzialmente si pensa che un'opera d'arte diventi famosa e ottenga una fama grazie agli studiosi che ne parlano. E può sembrare un azzardo, ma a me verrebbe da dire che la fama di Winckelmann è stata fatta proprio dal Laoconte.
Questo perché, come vi ha fatto vedere prima il professor Krinke, ci sono una serie di opere che caratterizzano l'interesse dello studioso, ma senza dubbio il Laoconte è quel filo conduttore che all'interno delle sue, dei suoi scritti, dei suoi studi, compare sempre. Allora, riprendendo l'ultima citazione di Marcus, io mi sono permessa di trascrivervi per l'appunto il passo citato poc'anzi. Si vede poco? Ok. E lo rileggiamo, che appunto è inserito all'interno del primo saggio di Winckelmann del 1755, che sono per l'appunto i pensieri sull'imitazione delle opere greche nella pittura e nella scultura, dove per l'appunto è segnalato: infatti, il generale principale contrassegno dei capolavori greci è una nobile semplicità e una quieta grandezza, sia nella posizione che nell'espressione. Così come la profondità del mare rimane sempre tranquilla, per quanto infuri la superficie, così l'espressione delle figure dei greci mostra, in mezzo a tutte le passioni, un'anima grande e posata. Il testo prosegue in questa maniera: quest'anima si mostra nel volto di Laoconte. Quindi c'è una prima citazione dell'opera. E non solo nel volto, nonostante la più atroce sofferenza, il dolore che si scorge in tutti i muscoli e in tutti i tendini del corpo e che, al solo guardare quel ventre dolorosamente contratto, senza considerare né il viso né le altre parti, crediamo quasi di sentire noi stessi questo dolore, io dico, non si esprime affatto con la rabbia nel volto o nell'intera posizione. Ho voluto inserirvi questo passo per un semplice motivo. Come vi dicevo, Winckelmann lo scrive nel 1755. In quel momento storico della sua vita, lui non aveva neanche ancora visto dal vivo il Laoconte. Quindi quest'opera assume già un'importanza, verrebbe da dire indiretta, perché gli studiosi tendenzialmente bramano all'idea di vederla, e passeranno pochi mesi da quando ci sarà il famoso viaggio nel novembre del 1755 di Winckelmann a Roma, dove avrà per l'appunto modo di vederlo. Come vi dicevo, è un'opera che segna drasticamente la sua produzione, perché nei saggi successivi lui la citerà sempre. Quindi nel 1763 abbiamo la storia dell'arte nell'antichità, e nel 1767, lui morirà nel 68, viene edito il volume Monumenti antichi inediti, all'interno del quale, come potete vedere, Winckelmann riprende nuovamente il Laoconte. Allora, c'è da pensare: perché il Laoconte? Cosa è stato il Laoconte? Non solo per Winckelmann, ma proprio per la storia dell'arte. E quindi il breve contributo che vorrei darvi è proprio questo. Di che opera stiamo parlando? E è stata famosa solo nel periodo di Winckelmann, quindi nel 1700, o anche prima? In realtà il Laoconte è una veramente delle opere più importanti dell'antichità, che ha segnato drasticamente la storia dell'arte dalla sua scoperta, avvenuta nel 1506, fino, potremmo dire, ai giorni nostri. E quindi facciamo questo piccolo excursus, partendo ovviamente dall'opera originale custodita all'interno dei Musei Vaticani, per arrivare poi a individuare un'opera presente all'interno della veneranda Pinacoteca, che è per l'appunto il calco che voi avete avuto modo di vedere salendo le scale per recarvi in questa stanza. Allora, come vi dicevo, il Laoconte fu scoperto il 14 gennaio del 1506 in territorio romano, all'interno della vigna di un certo signor Felice. Quindi non si sa di preciso, insomma, chi fosse questa persona. La zona comunque, per l'appunto, era una zona collinare, presentava delle vigne. E l'aspetto interessante qual è? Che nel momento del ritrovamento dell'opera si è quasi da subito identificata l'opera come per l'appunto il Laoconte. Sul Laoconte esistono un sacco di fonti, tantissimi documenti,
Questo però non ci consente, verrebbe da dire, di avere vita tranquilla sulla descrizione e la storia dell'opera, perché le troppe fonti ovviamente devono a un certo punto coincidere. Sicuramente quella che influì maggiormente sul riconoscimento dell'opera è l'opera stessa di Plinio il Vecchio, la Naturalis Historia, dove vediamo che l'autore scrive: né poi è di molto la fama della maggior parte, opponendosi alla libertà di certuni fra le opere notevoli e la quantità degli artisti, perché non uno riceve la gloria né diversi possono ugualmente essere citati, come nel Laoconte, che è nel palazzo dell'imperatore Tito, opera che è da anteporre a tutte le cose dell'arte, sia per la pittura sia per la scultura. Da un solo blocco, per decisione di comune accordo, i sommi artisti Agesandro, Polidoro e Atanodoro di Rodi fecero lui e i figli e i mirabili intrecci dei serpenti. Questo è il documento primario che ci serve per l'identificazione, come vi dicevo, del 1506 dell'opera, perché ci sono dei punti chiave, non solo chi furono gli artisti a realizzare l'opera, ma due dati storici sono importantissimi. Uno, il fatto che Plinio sostenga che l'opera nasca da un unico blocco, e se è blocco è per forza di cosa marmo, e soprattutto dove era collocato, quindi nel palazzo dell'imperatore Tito. Se noi andiamo avanti con i documenti storici, come vi dicevo, nel 1506 viene ritrovato ed esistono una serie di corrispondenze che io mi sono permessa di riportarvi, spero si riescano a leggere, dove unite insieme riescono nel corso dei mesi a seguire il ritrovamento a identificare per l'appunto l'opera e quindi il complesso scultoreo con quello che era proprio citato da Plinio. Quindi abbiamo nella lettera di Francesco Casavecchia che dice: solo ti avviso, come mercoledì che fummo a D 14 del presente, fu trovato in questa città, in una vigna, de uno gentile uomo romano,